Grande successo sabato sera per Sport sotto le stelle. La notte dedicata allo sport in scena a Teramo ha visto infatti la partecipazione di migliaia di persone provenienti da tutta la regione. Da Largo San Matteo, passando per Corso San Giorgio e Piazza Martiri della Libertà, fino a Piazza Verdi e Corso De Michetti, circa 70 società sportive appartenenti a 60 federazioni hanno dato vita ad oltre 150 attività sportive, dalle più conosciute alla scherma storica e il tiro con l'arco. Ormai da 7 anni penso che sia importante fare questa iniziativa per le federazioni, ma anche per Teramo che ha questa giornata di sport, e far vivere ai ragazzi meno giovani e meno giovani lo sport e poi vedere se effettivamente qualcuno ha la voglia di iniziare a praticare lo sport. Ad impreziosire la kermesse anche concerti musicali, stand band itineranti, DJ set, artisti di strada, siti museali aperti fino alle 23, mercatini e vari giochi a disposizione come la giostra dell'Ottocento, il jumping e la sfera magica. È tutto, sport, cultura, musica, divertimento, giochi, ce n'è per tutti. Numeri importanti, ma diciamolo, quanto lavoro ci vuole per organizzare questa manifestazione? Quanti giorni? È chiaro che l'ho ripresa all'ultimo perché per tanti motivi, per un mese duro lavoro, però per fare un evento del genere almeno ce ne vogliono 3 mesi sicuramente. Però un mese duro lavoro, sono stato fortunato, qualcuno mi assiste dall'alto, devo dirlo, e quindi tutto va bene, speriamo che vada bene anche dopo, ma non ci saranno problemi sicuramente. E la 7ª edizione, il primo cittadino di Teramo, ha voluto dedicarla al piccolo Marco Calabretta, il bambino di 9 anni, morto pochi giorni fa sul campo di calcio a Pineto. Sì, abbiamo voluto ricordare il piccolo Marco e c'era anche Robert Verrocchio, che ringrazio, perché insomma alla fine ha toccato un po' tutti quello che è accaduto a questo piccolo Marco, che mentre proprio giocava a pallone ha avuto questo malore e purtroppo ora non c'è più. Quindi un abbraccio ai familiari davvero sentito.